quello che è l'impatto dell'obiettivo agenda digitale rispetto all'organizzazione città metropolitana di Napoli. Ora, noi in qualche modo questa avventura, questo processo è iniziato con la legge 56, che voi sapete ormai essere la legge istitutiva delle città metropolitane. Tra i vari obiettivi dichiarati e meno dichiarati di questa legge era l'idea per il legislatore di riuscire a colmare quello che è un gap di know-how presente molto spesso presso gli enti locali, attraverso l'interpretazione di un ruolo di coordinamento da intestare in capo alla città metropolitana. Ora, per sostanziare meglio questo concetto, da quando ci siamo insediati, spesso in maniera ricorrente i comuni, 92 comuni, parte di questi 92 comuni hanno sempre chiesto un nostro intervento per sanare una carenza in organico, per esempio sulle progettazioni di strade, scuole, anche sulle progettazioni che afferiscono invece all'agenda digitale. Quindi c'è una carenza che in qualche modo ci viene chiesto che possa essere colmata tramite un nostro intervento. Ora, l'agenda, i temi dell'agenda digitale, l'informatica sono temi che si prestano molto all'intervento di coordinamento da parte della città metropolitana. Questo tentativo in qualche modo di andare incontro ai 92 comuni è stato catturato in fase di predisposizione delle linee strategiche che poi alimenteranno il piano strategico della città metropolitana di Napoli, laddove ci siamo posti proprio a supporto di un processo anche di informatizzazione dei 92 comuni, un processo che passa non solo tramite la messa a disposizione del nostro know-how, del nostro dirigente informatico e di tutta la sua struttura, ma anche attraverso la messa a disposizione di quelli che sono i software che stiamo sviluppando in città metropolitana, ma anche messa a disposizione dell'hardware. Il tema della sicurezza oggi verrà trattato da chi mi seguirà, ovviamente porrà l'accento sulla necessità di una corretta gestione di quello che è la server farm, che poi è il luogo dove si garantisce in prima battuta la sicurezza dei dati che vengono trattati all'interno dei nostri processi organizzativi. Ringrazio il direttore generale, che è sempre prezioso, che, come ha già detto lui, è il nostro responsabile per l'ente della transizione al digitale. Con lui abbiamo iniziato, diciamo, questa, io la chiamo maratona, perché, come dicevamo prima, con la nuova legge del Rio le città metropolitane si sono trovate ad affrontare ulteriori sfide, tra cui proprio l'agenda digitale. Quindi con molta costanza abbiamo messo in piedi una bellissima impalcatura dove stiamo raggiungendo importanti obiettivi. Allora, ringrazio di essere venuti, porto i saluti del sindaco che non è potuto essere qui per motivi istituzionali, ma che ci teneva a portare i suoi saluti. Ringrazio tutti i presenti, ma ringrazio soprattutto l'AGID, che per la seconda volta ha scelto Città Metropolitana di Napoli per portare un po' la sua vicinanza sui territori, sulle pubbliche amministrazioni, sui comuni e tutte le aziende informatiche che, attraverso le loro linee guida e attraverso i loro percorsi, riescono ad andare in maniera forte proprio sulla trasformazione al digitale proprio delle pubbliche amministrazioni. Detto questo, la Città Metropolitana, attraverso il piano strategico e attraverso le nostre funzioni, è a supporto dei comuni. Lo facciamo attraverso dei progetti, non ultimi progetti con metro che arrivano da fondi comunitari, che insieme al Comune di Napoli stiamo mettendo in piedi sempre per sostegno e supporto e valorizzazione delle attività che i comuni portano sui loro territori, ma essendo magari a volte piccoli o magari non hanno delle strutture concrete di competenza che possono valorizzare il loro operato, li subentriamo noi attraverso proprio questa pianificazione e progettazione. Proprio in questi giorni, attraverso il piano strategico, abbiamo finanziato i comuni, lo volevo dire anche perché il direttore generale è stato un perno fondamentale perché ciò avvenisse. Siamo riusciti a portare risorse per più di 300 milioni di euro sui comuni. Siamo per la prima volta la città metropolitana d'Italia ad aver fatto un intervento così forte. Io dico sempre che mentre gli altri magari ne parlano ancora, noi abbiamo già agito. Quindi in realtà la nostra forza è il lavorare e
essere uniti sul portare risultati e supportare sempre i comuni, che magari in questi mesi ci sta riuscendo anche bene, voglio dire. Quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Come consigliere delegato all'agenda digitale, insieme alla direzione informatica, che qui dopo ci illustrerà il nostro dirigente, ingegnere Vincenzo Cortese, cosa stiamo mettendo in campo sulla sicurezza informatica, ma al di là di entrare nello specifico, voglio ricordare che noi come agenda digitale stiamo in procinto di realizzare progetti enormi. Uno tra tutti, come ha anticipato il direttore generale, è il BIM, perché accompagneremo in questa trasformazione la metodologia di progettazione delle nuove infrastrutture pubbliche attraverso la metodologia BIM, che è, oltre ad essere, diciamo, una condizione di legge che dobbiamo comunque essere in linea con il decreto nazionale entro il 2025, però è veramente una rivoluzione, no? In termini sia di progettazione ma di monitoraggio di un edificio fino alla sua fine. Quindi il progetto BIM, quando si lavorerà in BIM, noi avremo il progetto sempre vivo finché lo accompagnerà fino alla sua, diciamo, tra virgolette, morto distruzione. Avremo la possibilità di poterlo monitorare, di poter pianificare quali saranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi è veramente una rivoluzione che sta partendo da questa città metropolitana, perché le altre città metropolitane, mentre loro già stanno iniziando a parlare, noi a breve inaugureremo anche la prima sala BIM, dove metteremo a disposizione le attrezzature, quindi non solo software ma anche hardware, a supporto di tutti i comuni che vorranno iniziare a fare dei progetti pilota partendo proprio dalla città metropolitana. Poi stiamo ragionando su un progetto molto bello e ambizioso, che è quello proprio di fare in modo di far dialogare tutte le banche dati, tutti gli enti pubblici, e città metropolitana si sta ponendo questo obiettivo per il 2020, riuscire a far dialogare tutte queste banche dati attraverso un sistema di intelligence che metterà poi a disposizione non solo dei comuni ma anche dei cittadini degli importanti dati che serviranno poi a pianificare le strategie, io immagino strategie di turismo, quindi noi sapremo dove magari i nostri investitori vorranno fare strutture alberghiere piuttosto che centri di aggregazione, oppure per un sindaco avere la possibilità di poter progettare il suo piano regolatore con una serie di dati importanti, reali, che vengono aggiornati in cadenza quotidiana, e anche avere un occhio ancora più lungo di quello che uno vuole realizzare per la sua città. Quindi questo è importante e da soli i comuni non ce la possono fare. Attraverso questo progetto noi riusciremo a dare sostegno anche in questa direzione. Ovviamente veniamo al tema di oggi. Noi adesso parliamo di dati, parliamo di connessione, parliamo di tanti progetti che comunque devono essere sempre gestiti in rete, devono avere delle password, devono essere a disposizione di più soggetti, di più stakeholder quando riguarda un progetto nello specifico, e quindi la sicurezza informatica, il tema di oggi, è fondamentale. Se solo immaginiamo che fra meno di 2 anni saremo invasi da questa nuova tecnologia 5G che veramente rivoluzionerà questo modo di concepire, no? La rete, perché sarà un modo per unire ancora più enti pubblici tra di loro attraverso questa nuova tecnologia, e basti pensare a quanto sta succedendo oggi in America proprio a causa di questa tecnologia, dove gli stati, ma lo stesso lo fa anche la Russia, perché questa tecnologia la Cina ne fa da padrona, stanno avanzando delle barricate, o meglio stanno iniziando a fare degli scudi per capire se poi questa innovazione non si scontri poi con il problema della sicurezza informatica.